Con un evento nella Sala dei Baroni al Maschio Angioino è stata presentata la nuova edizione del progetto La Scuola e la Città, promosso da Comune, Prefettura, Polizia Municipale e Forze dell'Ordine per educare i più piccoli al rispetto delle regole e del vivere civile. Costruiamo dei progetti con le scuole. La Scuola e la Città è quello che ha sempre più successo perché piace ai bambini, piace alle bambine e ai bambini sperimentarsi in una personale rielaborazione critica di quel che significa rispettare le regole, conoscere le leggi, ma anche e soprattutto educare a volte i propri genitori a dei comportamenti più corretti e più civili nei confronti della città e dello spazio pubblico. Lo scorso anno il percorso ha coinvolto circa 1000 ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado che ad attività in aula hanno alternato uscite in strada con gli agenti per la simulazione delle principali operazioni di controllo del territorio. Per noi è molto stimolante fare questi incontri che dividiamo in due parti. Una prima parte andiamo noi nella scuola e illustriamo un po' quella che è la nostra attività e ci soffermiamo soprattutto sulle cose più divertenti, quindi portiamo la valigetta della polizia scientifica, mostriamo dei video e li esortiamo a un comportamento corretto in termini di legalità. E una seconda parte invece che consiste nella visita alla sala operativa della questura. La possibilità quindi di crescere cittadini del futuro in modo forte e anche di lavorare nel nostro territorio a tutti quei cattivi esempi che ci sono quotidianamente, penso dallo sversamento dei rifiuti al guidare senza casco, non attraversare sulle strisce pedonali, ecco, cose piccole ma che sono la normalità e che noi abbiamo come obiettivo forte di perseguire soprattutto con una sfida educativa e non soltanto ed unicamente repressiva. Avvicinarli sin da piccoli a queste tematiche è un modo per stimolare la curiosità per le regole e renderli da adulti un esempio per gli altri. Comunque il nostro obiettivo è quello di essere vicini ai cittadini e progetti come questo aiutano tutte le istituzioni a operare per avere un futuro migliore, per avere ragazzi migliori nel futuro che saranno quelli che dovranno portare avanti il nostro paese.